Buongiorno ragazzi, come state? Spero tutto bene. Dai, che ci siamo quasi. Venerdì si gioca una partita molto importante, Juventus-Napoli tosto, davvero tosto per la classifica, per il momento, per la storia, per il fatto che loro siano campioni d'Italia in carica e per Giuntoli sarà la partita più sentita di tutte, visto che è passato proprio in questa estate dal Napoli, campione d'Italia, alla Juventus, cercando di risollevarla dopo un periodo in cui i risultati non stavano andando proprio direzione Juve. Vediamo se qualcosa cambierà quest'anno. Per il momento ci sono dei margini di speranza, ci sono delle cose da sistemare e per questo vi rimando al video che ho pubblicato ieri, in cui andavamo ad analizzare non solo la partita del Napoli con l'Inter, ma anche quello che manca alla Juventus per raggiungere davvero dei livelli concreti, competitivi e, per quanto mi riguarda, anche convincenti, perché è quello che ancora non mi convince la Juventus. La Juventus non è una squadra convincente, perdonate il gioco di parole. Ma dato che ieri sera si è premiato Bellingham per il Golden Boy 2023, c'è stata una cerimonia molto importante a Torino a cui ha partecipato anche Giuntoli, che ha vinto al Gran Galà del Calcio un premio per quello che ha fatto lo scorso anno con il Napoli scudettato, e pure Gatti ha vinto un premio legato a Gaetano Scirea. Però vorrei focalizzarmi principalmente su quelle che sono state le parole di Giuntoli, molto importanti, che ha ritrovato De Laurentiis, ha riabbracciato De Laurentiis. C'è un piccolo cappello introduttivo sul Napoli, ma poi ci sono tante tante cose sulla Juventus che secondo me è giusto sviscerare insieme. Quindi da Tutto Sport mi sono andato a copia e incollare le varie frasi che Giuntoli ha pronunciato ieri sera. Ora ve le leggo e poi le commentiamo tutti insieme. Leggerò una frase, la commenterò, leggerò una frase, la commenterò. Prima di tutto vi chiedo un mi piace a questo video, un'iscrizione a questo canale e, se ancora non l'avete fatto, magari anche un commento sotto questo video preventivo, e poi magari modificate il commento alla fine per farmi sapere le vostre considerazioni dopo aver ascoltato le mie parole. Noi, e viene inteso come la figura del DS, svolgiamo un lavoro in un tunnel, lungo, buio, e ogni tanto vediamo una lucina in fondo. Lavoro per fare il meglio per il mio club. Ringrazio Aurelio, ovviamente De Laurentiis, che ha avuto molta pazienza con me per le volte che ho sbagliato, e non viceversa, come molti pensano. Mi ha lasciato esprimere e ci siamo tolti una grande soddisfazione. Quindi Giuntoli va un po' a calmare le acque con De Laurentiis. Ci sarà appunto questo Juventus-Napoli che non sarà per niente una partita amichevole, e non lo sarà mai, ovviamente, per forza di cose, però Giuntoli non dimentica quello che è stato il suo passato recente, se non recentissimo, e quello che ha fatto in quasi 10 anni al Napoli. Rimane un insieme di cose che hanno coronato un sogno. È stata una vittoria di gruppo, di lavoro, partito da lontano, e io credo che sia stata una grande soddisfazione per Giuntoli, per De Laurentiis, per il Napoli, per i napoletani, per i giocatori. Vincere uno scudetto così importante, così pesante, storico, deve essere stata una bella soddisfazione. E io non vedo l'ora che la Juventus possa tornare a vincere uno scudetto, anche se temo che questo non sarà ancora l'anno giusto. Vediamo se avrò ragione oppure no, e poi nel caso vedremo quando sarà nuovamente l'anno della Juventus. Poi passa la Juventus e va a focalizzarsi sui giovani e dice: sono arrivato da poco. Ho trovato un gruppo di lavoro straordinario con Giovanni Manna che mi sta aiutando. In questo momento la Juventus sta usufruendo dei lavori fatti nel recente passato. E ovviamente qui la citazione va a Matteo Tognozzi. Siamo la Juventus, dobbiamo riuscire ad avere un equilibrio tra competitività ed equilibrio finanziario. Questo non si può tenere con sola strategia, dal mercato o dal momento. Dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni e continuare a lavorare sui ragazzi che in questo momento ci danno grandi soddisfazioni. Io sono d'accordo sul fatto dell'equilibrio. La Juve non è più quella di una decina di anni fa, di 7-8 anni fa, che poteva andare sul mercato ogni stagione, fare il colpo a 100 milioni e magari qualcosina in più. Non ci saranno più le estati in cui andiamo a prendere un anno Higuain, un anno Ronaldo, un anno De Ligt e nel frattempo centellinare la squadra con Douglas Costa, con Cancelo, con Pjanic, sfornando 100, 80, 90, 40, 50. No. Non ci saranno più quelle estati, o magari sì, ma non nel prossimo futuro. La Juventus ha un'indicazione ben chiara, ed è per quello che vi dicevo l'altro giorno, un po' di dubbi sulla figura eventualmente di Antonio Conte per la prossima stagione mi vengono, perché giustamente Conte è un allenatore con uno status diverso rispetto al primo Conte, e per quanto mi riguarda la Juventus ha comunque un'ottima base sulla quale lavorare, ma dovrà cercare di sistemare alcune situazioni. Vi faccio un esempio, no? Ne parlavo anche qualche settimana fa.
Io non mi sono pentito di aver acquistato Dusan Vlahovic 2 anni fa. Non mi sono pentito nemmeno di non averlo scambiato con Lukaku, perché quello è un discorso sul lungo. Magari sull'immediato Lukaku poteva essere, forse sì, forse no, col senno di poi potrebbe essere, probabilmente sì, aspettiamo la stagione e tiriamo le conclusioni. Ma sul lungo, dato che Vlahovic è un classe 2000 e Lukaku un classe 93, non c'era partita, non c'era storia. Io non ero tanto contro la cessione di Vlahovic quanto più contro la cessione di Vlahovic per arrivare a Lukaku. Se avessero ceduto Vlahovic per un altro prospetto, mi sarebbe andato molto bene. Però Vlahovic diventerà un problema, potrebbe diventare un problema per la Juve, per un motivo. A quanto pare arriva bene nell'anno in cui va a trattare tutti i discorsi legati a Vlahovic e ai contratti, ed è per quello che poi arriva bene e dice abbiamo Vlahovic e quindi Dybala non è più quel giocatore che vedevamo centrale. Arriva bene, era incaricato di controllare i conti, di gestire la Juventus dal punto di vista finanziario, e aveva provato un ingaggio di Vlahovic a salire, fino ad arrivare a 10-12 milioni nelle prossime stagioni. Quindi per la Juventus Vlahovic diventerà un problema dal punto di vista finanziario e dovrà cercare di gestirlo. Quindi è vero che la Juve oggi ha una buona base. Vlahovic è un giocatore sul quale si può ancora lavorare. A 23 anni ne andrà a compiere 24 tra qualche mese. Quindi è un giocatore ancora giovane, ma è un giocatore che sta iniziando a entrare nella fase delicata di carriera, dove devi veramente tirar fuori il meglio di te, perché i prossimi 4, 5, 6 anni per Vlahovic saranno quelli di massima espressione. Quindi questo è il momento di capire cosa fare con un giocatore come lui. Spalmi il contratto, rinnovi il contratto andando ad annullare? La Juve potrebbe essere d'accordo, lui non potrebbe essere d'accordo. Giustamente il contratto l'avete firmato entrambi, e quindi non c'è da dirgli: ah no, perché non lo fai? No, il contratto è stato firmato da entrambi. Quindi magari lo cedi, allora bisogna trovare una squadra interessata al giocatore che ti vada a portare quella cifra lì. Quindi bisogna discuterne su queste cose qui. Cioè la Juve oggi è più una squadra, me la immagino, da cessione dei pezzi grossi, come Vlahovic, come Bremer, come Chiesa. E quindi bisogna essere bravi o a blindarli o a cederli al meglio e sostituirli adeguatamente, perché il punto è proprio questo. Non si può più andare sul mercato a fare 180-90. Vlahovic è stata l'eccezione, la super eccezione. Era andato via Ronaldo, non era stato sostituito, sono stati ceduti Bentancur e Kulusevski appositamente per permettersi un colpo del genere, ed era un colpo interno alla Serie A, con il giocatore che aveva la volontà di venire. Difficilmente andremo a fare degli altri colpi così. Poi magari mi sbaglierò, ribadisco. Mi piace molto anche il discorso dell'equilibrio, perché io spesso e volentieri leggo che non si può vincere con i giovani, che non bisogna comprare più i vecchi. Queste estremizzazioni sono dannose, perché è ovvio che una squadra, per essere competitiva, debba essere composta da forze fresche e da giocatori più esperti. E la Juve di oggi è perfettamente rappresentante di questa cosa qui, perché ci sono dei giocatori non troppo vecchi e ci sono dei giocatori con esperienza, e ci sono dei giocatori in rampa di lancio, ci sono dei giocatori che non hanno mai vinto lo scudetto e quindi hanno più fame, vogliono cercare di vincerlo. E quelli invece che l'hanno vinto, ci sono dei professionisti esemplari, perché i vari Szczęsny, i vari Danilo, anche i vari Rabiot, che lo scudetto l'ha già vinto, sono giocatori che comunque il loro lo fanno sempre al 100%. Abbiamo Alexandro, che è un altro veterano della Juventus, il cui ormai contratto è giunto alla conclusione, sarà l'ultima stagione di Alexandro con la Juventus, ma sono giocatori che lo spogliatoio cerca di tenere unito, e infatti, siccome da questo punto di vista, quest'anno il gruppo è cementificato, è solidificato. E l'anno scorso tutte le peripezie da metà stagione alla fine della stagione hanno contribuito, secondo me, a cementificare questa cosa. E lo stesso discorso vale per l'equilibrio della competitività e l'equilibrio finanziario. La Juve deve essere una squadra che andrà a vendere e andrà a scommettere, che sono cose diverse. A maggior ragione se ha dei giovani interessanti come Huijsen, Yıldız, Süle, Eling. E su questi non ci scommetti, allora poi non è che devi andare sempre solo sul mercato a pagare e strapagare il giocatore, c'hai questi su cui lavorare. Allora bisogna essere bravi a manipolare al meglio il materiale umano e tecnico che abbiamo a disposizione, un patrimonio importantissimo sul quale la Juventus ha investito tempo, fatica e denaro, e i frutti si stanno vedendo, e adesso dobbiamo essere bravi a prendere questi frutti e a tramutarli in alberi. Guardate, che cosa poetica. Poi si è parlato un po' di Bellingham, io non lo so, adesso vi dico una cosa che non dovrei dirvi perché va esattamente in antitesi con tutto quello che vi ho detto fino adesso. Però io, boh, Bellingham è uno di quelli che potrei quasi vederlo un giorno con la maglia della Juve, non quest'estate.
nemmeno la prossima e forse nemmeno quella dopo ancora. Però mi sembra un giocatore, Bellingham, il cui destino sembra molto legato a quello della Juve. C'era già stata una trattativa, Bellingham era già stato a Torino, ieri è tornato a Torino, c'è stata questa cosa. Non lo so, sono quei segnali che mi fanno dire, ma vuoi vedere che un giorno potrà accadere? Magari quando andrà in scadenza tra 6-7 anni con Real Madrid, o quando sarà più vicino ai 30 che ai 20 e quindi si farà un'offerta a stile Ronaldo, non lo so. Però Bellingham è uno di quei giocatori che mi fa dire, chissà, un giorno potrebbe vestire la maglia bianconera. Completamente in antitesi con quello che vi ho detto, ma ovviamente quello di cui vi parlavo prima è sulla Juve dell'immediato futuro. Questo invece è un discorso che va un po' più là. E poi parla di Marotta e dell'Inter, perché dice Marotta è un maestro per tutti noi, ancora una volta si riferisce ai direttori in generale, ai direttori sportivi delle squadre di calcio. Negli ultimi anni le cose non sono andate come loro desideravano, anche se partivano da favoriti, e ora stanno cercando di dividere le responsabilità. Ma noi siamo consci delle nostre forze e puntiamo al quarto posto, anche se non evitiamo di sognare ai nostri calciatori. Sono molto contento dei ragazzi, del mister, si è creato un bel gruppo, ma la squadra è molto lunga. Allora, è il giochino delle parti. Io adesso ribadisco, suonerò il violino ogni volta che sentirò parlare di quarto posto. Perché poi la gente mi dice, no ma al quarto posto non vuol dire, no, qua puntiamo al quarto posto, c'è scritto. Vabbè, è chiaro che sia i primi quattro, però l'ambizione della Juve per me non può mai essere quella. Poi quest'anno c'è una linea, quanto pare dettata dalla proprietà, perché Elkan ha ribadito l'altro giorno le stesse cose, ne abbiamo parlato di recente in uno degli ultimi video, però adesso sono costretti ad aggiungere questi discorsi. Non vietiamo i nostri calciatori di sognare, perché c'è una sorta di rivolta interna a Juventus, una rivoluzione pacifica di giocatori che stanno sbandierando invece tutto l'opposto di quello che dicono i dirigenti, la proprietà, l'allenatore. No, noi invece vogliamo sognare, bravi, io sono dalla vostra parte, l'ho già detto e lo ribadisco, molto molto bella questa cosa qua. E lancia una sorta di frecciatina all'Inter, forse lancia l'arco con tutte le frecce, perché dice negli ultimi anni loro sono andate male le cose, anche se erano favoriti, e ora cercano di fare metà. In realtà io qua devo dire, è giunto lì, magari queste cose non le puoi sapere perché questo è un anno particolare, ma nelle ultime due stagioni comunque la Juventus insieme all'Inter era una delle squadre considerate favorite all'inizio del campionato. Non si era mai parlato di rose in discussioni, robe del genere, come si è fatto in questa stagione. E poi arriviamo a un punto, che è l'ultimo punto conclusivo, in cui vi spiego anche la mia opinione sul discorso rose. Però nelle ultime due stagioni, Juventus e Inter, le due squadre che all'inizio campionato si vedeva in testa davanti a tutti, poi ha vinto Milan e Napoli. Quindi sì, all'Inter le cose non sono andate come volevano, anche se il primo scudetto, quello dato poi al Milan, è sfuggito all'ultima giornata. Però secondo me effettivamente Juve e Inter devono spartirsi una bella colpa. Poi quest'anno sembrano le candidate per lo scudetto, per quanto dice il campo e la classifica ad oggi, ma come dice Giuntoli la strada è molto lunga. Si sono giocate mi pare 14 partite di Serie A, ce ne sono altre 24, che significa che ci sono ancora tantissimi punti in palio, quindi non abbiamo ancora deciso niente. E poi si è parlato un po' di rinnovi e di altri giocatori della Juventus giovani che potrebbero esplodere da un momento all'altro, perché dice stiamo parlando un po' con tutti, vogliamo continuare con questo gruppo e siamo fiduciosi. Ovviamente stiamo parlando per quanto riguarda i rinnovi di contratto, l'abbiamo visto, la Juventus sta cercando di rinnovare un po' tutti i giocatori. E allora mi viene a dire, vuoi vedere che la Juventus, la rosa della Juventus non è così scarsa come si vuol far passare a livello comunicativo? Perché è impossibile fare un discorso senza sentire che la Juventus è una rosa scarsa. No, ragazzi, attenzione, no. Ecco, questo proprio no. Qua non sono per niente d'accordo. No. La rosa della Juventus non è scarsa. La rosa della Juventus non è scarsa. Semplicemente, l'Inter ha una rosa maggiore. Il Milan e il Napoli negli ultimi due anni hanno valorizzato determinati giocatori e ti danno una percezione differente, ma questo non significa che la rosa della Juventus sia scarsa, perché la rosa della Juventus è una rosa che vale le primissime posizioni in Serie A, se guardiamo solo i valori dei giocatori. Poi il calcio non è questa roba qui, ma dire che la rosa della Juventus è scarsa è una bugia, è una fregnaccia. Qui non si tratta di soggettivo, queste sono cose oggettive.
La Juventus ha dei giocatori forti. L'Inter ha dei giocatori più forti a centrocampo? Sì. L'Inter ha dei giocatori più forti sugli esterni? Sì. L'Inter ha dei valori assoluti in attacco? Sì. Ma la Juventus si difende bene. Il blocco attaccanti della Juventus per me è più forte di quello dell'Inter nella totalità. Non scambierei Chiesa, Vlahovic, Kane, Milik e Yıldız per Lautaro, Thuram, Arnautovic e Sanchez. Per quanto Lautaro e Thuram stiano formando una coppia eccezionale e sulla carta e probabilmente anche in campo, per quanto si è visto in questa stagione, stiamo raccogliendo molto più di Chiesa e Vlahovic, molto più, ma se devo scambiare i due blocchi, non li scambio. Perché la Juventus, nelle rotazioni con Milik, Kane e Yıldız, ha molta più qualità, ma molta più qualità, rispetto a Arnautovic e Sanchez. Quindi sì, l'Inter nella totalità ha una rosa migliore. Ma il fatto che l'Inter abbia una rosa migliore non significa che quella della Juve sia scarsa. Sono due concetti differenti, completamente differenti. Questa è proprio una roba soggettiva, non è una roba oggettiva. È una roba oggettiva, non soggettiva. Cioè, c'è poco da fare. Il mercato di gennaio. Vogliamo continuare con il nostro progetto di sostenibilità, staremo attenti alle occasioni che ci saranno più avanti, ma abbiamo tanti bravi calciatori che hanno giocato poco come Nicolussi o Ealing e contiamo che possano darci una mano, quello che vi dicevo prima. Piuttosto che andare sul mercato a prendere uno a caso, c'ho Nicolussi, c'ho Ealing, eventualmente c'ho Nonge, c'ho Wiesen, c'ho Yıldız, proviamoli, sono lì, sono patrimonio della Juventus, proviamoli. Diamogli una possibilità, diamogli una chance, diamogli una speranza, regaliamogli il sogno da inseguire. Perché questi devono avere fame. E se non c'hanno fame questi che non hanno ancora dimostrato niente, chi è che deve avere fame? Questi ce l'hanno. E Nicolussi l'altro giorno ha fatto una partita meravigliosa contro il Monza. E ora vediamo col Napoli se ci saranno novità di formazione, però mi pare che anche nelle rotazioni stia venendo fuori dei giocatori o degli spezzoni di gara, dei giocatori che hanno poca esperienza per forza di cose, ma che dal punto di vista tecnico possano dare tanto. Ora bisogna cercare di inquadrare e mettere a posto il tutto. Sule è un giocatore molto bravo, quello che sta facendo col Frosinone significa che il percorso che abbiamo segnato per lui sta dando buoni frutti, speriamo che in futuro possa giocare nella Juve. Qui rispondo a una domanda che mi state facendo spesso e volentieri, e cioè riprenderesti Sule a gennaio? Perché no, non riprenderei Sule a gennaio, gli farei terminare la stagione a Frosinone, perché c'è necessità che questo ragazzo vada a massimizzare tutta l'esperienza che possa fare a Frosinone piuttosto che tornare alla Juve e magari non giocare, perché la Juve gioca con un 3-5-2, solo quest'anno sta giocando da ala destra, quindi anche dal punto di vista tattico non ci sarebbe lo spazio per lui. Vogliamo inserire un giocatore offensivo che vada a prendere quella posizione? C'è Yıldız che può giocare in quella posizione, assolutamente. Però se devo andare a rovinare il percorso di crescita di un giocatore che sta facendo benissimo a Frosinone per fargli guardare le partite della Juventus, e già abbiamo una panchina lunghissima in attacco perché Chiesa e Vlahovic sono i titolari, Kane, Milik e Yıldız sono le riserve, abbiamo una competizione, due con la Coppa Italia che inizierà a gennaio, non è che abbiamo bisogno di tutta sta roba, ce l'abbiamo già, quindi no, non lo andrei a riprendere. Sta facendo bene, se non benissimo, a Frosinone, è il crack di questa stagione, la young star, il giocatore più giovane che sta dimostrando qualcosa, si sta costruendo una nomea anche in Serie A, benissimo che termini il percorso di crescita lì e che poi quest'estate torni alla Juve con un anno sulle spalle che lo vada a trasformare. Abbiamo visto anche con Fagioli quanto è stato formativo un anno in Serie B, figuriamoci un anno in Serie A. E Sule sicuramente dal punto di vista tecnico ha delle capacità e delle caratteristiche importanti, quindi lasciamolo crescere tranquillo. Queste sono state le parole di Giuntoli, ora voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, ma poi vi dico un'altra cosa, perché oggi pomeriggio, che è martedì, abbiamo la nostra solita live settimanale, quindi ci vediamo su YouTube nel pomeriggio per fare due chiacchiere insieme, sarà un'oretta di domande e risposte, voi farete le domande e darò le risposte, o magari anche viceversa, perché ci sono dei momenti in cui mi piace leggere le vostre. Intanto vi lascio questo video, fatemi sapere la vostra opinione.